Ho iniziato a riparare questa radio nel dicembre, 17 dicembre 2023. Quindi circa 3 mesi fa, dai. Ma mi era stata data molto prima. Alessandro sta aspettando da troppo tempo. Ora, siccome sono passati dei mesi, io mi riguarderò il mio stesso video, che vi consiglio di andare a vedere, per vedere dove ho interrotto, perché poi ho dovuto interrompere per i lavori che sono stati fatti qua, eccetera. E io ho fatto un recap che vedo qui, ma c'era un discorso di contatti e di accensione da sistemare, perché c'era qualcosa che non andava appunto sull'accensione. Nel frattempo verificherò un po' di altre cose, dopodiché vediamo di testare e rimontare per bene questa radio. Ma adesso mi guardo il video, così mi ricordo le cose. Ho cambiato il grommet, che era, come vedete, marcio, il passacavo di gomma era putrefatto, ho cambiato anche il cavo, ne ho messo uno più lungo per comodità, ma soprattutto ho riconnesso in base allo schema che è qui. Ora io qua vedo che la 220, l'alimentazione entra qui da un lato e va all'interruttore, e quindi entra da qui col filo blu e va all'interruttore che è qui, che quando schiaccio lui lo commuta questo qua, chiude questi due tra di loro e quindi poi ritorna e va dentro nel trasformatore, e infatti va nel trasformatore. L'altro lato io lo vedo andare a questa specie di cazzo centrale, che io immagino sia il cazzo centrale del commutatore qua, come potete vedere, che è il selettore. E quindi io l'alimentazione ho deciso che la collego così. Dove esce l'alimentazione del giradischi? Io presumo che questo, essendo un autotrasformatore, se sbaglio corrigetemi, se sbaglio mi corrigerete, ma io qua vedo un C e un D, ma sembra una O, e qua vedo il motore con C e D, perché questa è la parte giradischi. Ora io presumo che, dato che il motore va a 220, lui viene collegato all'uscita del 220, dove c'è appunto questa autotrasformazione, e questo diventa un 220, e spero che sia giusto, perché comunque proverò. Io adesso la accendo così, con una lampadina in mezzo, magari faccio qualche misura e vediamo come va. E a questo punto lui dovrebbe funzionare. Cosa c'è di meglio che provare ficcando direttamente la spina così? Non è successo niente. Ora proviamo premendo e ficco! Ed ecco, è accesa! E non vedo fumo, non vedo esplosioni, non vedo fiamme. Si è accesa. Ora vediamo se caviamo del suono da questo apparecchio. Vediamo se caviamo del suono. Non c'è corrente qui. Sì, caviamo del suono. Siamo senza antenna, ma direi che stiamo cavando del suono. Quindi l'interruttore adesso funziona. Ora devo vedere se, misurando nei punti che dicevo prima, ottengo 220 volt. Quindi accendo e misuro. Io tra lì e lì dovrei avere 220. E ho 232, che è giusto, che è giusto, perché purtroppo non andiamo più a 220 ma andiamo a 230. Questo è un piccolo problema, perché il giradischi girerà leggermente più veloce. E guardate, meraviglia, per la prima volta nella mia vita sono riuscito a fare questa cosa. Sono riuscito a riparare una sintonia alla perfezione, veramente fantastico. Forse scivola un po' qui, ma non lo so, però funziona, va avanti e va indietro, chiude e apre perfettamente il condensatore variabile. Devo dire che questa
Questa cordina si è rivelata molto buona perché scivola poco e soprattutto se trovassi il pezzetto che è avanzato, vedete, rimane facilmente in posizione e quindi è facile da passare, come se fosse unta di qualcosa, ma non è unta, è proprio così, è una cordina estremamente robusta. Promossa, vi metterò il link in descrizione se dovete riparare delle radio. Ora spero che i miei nodi tengano. Ho teso poco questa molla, forse dovevo tenderla di più, ma ora non saprei come fare e quindi non la tenderò. Probabilmente ho sbagliato a fare questo cappio, può darsi che si stringa, ma io lo lascerò così perché funziona. Squadra che vince non si cambia, funziona, va bene così. Adesso gli metto l'ago, glielo fide l'incastro qui, come era in origine, e vedremo. Alla fine... Sì, ho mangiato. Che banco alimentare offre una... Alla fine... Con un lascito testamento. Ho dovuto fare una taratura dell'FM totalmente alla cieca, perché non ho trovato nulla di come tarare questa radio, non ho trovato il manuale di taratura, insomma. Io non sono capace di tarare le radio semplicemente guardando lo schema, perché non so che cazzo devo fare. So che bisogna generare un segnale modulato con il modulatore, inficcarlo da qualche parte, far sì che venga fuori, e però ci sono delle ferriti da muovere sia qui sopra sia sotto, e un paio erano spanate, quindi le ho dovute smontare tutte da sotto, tirarle fuori, e metterle al contrario, e poi quindi ho sballato tutta la taratura e l'ho dovuta rifare alla cieca, un po' a caso. Però lui, Nicola Catalano, che ha la cura, devo dire che adesso è perfetta. Con Luigi Iavarone, redazione, prende Radio 3, che è la cosa che a me interessa sempre. Per le vostre scalette inviate una richiesta, vi verrà mandato una griglia di 7 caselle da riempire con ed è veramente 6 gradi a unirli. Oggi si sente veramente bene. E va bene, insomma. Ora questa radio ha una sintonia un po' strana, perché va dagli 86 MHz, ma soprattutto anche membro del membro. Va dagli 86 MHz fino ai 100. E quindi membro, sottolineo membro, io non posso andare al di là dei 100, ma me ne sbatto, perché qui ci sono i 98,7 di Radio 3, che è la mia stazione base di quando taro le radio, perché si sente solitamente non molto bene. Di un album importante, Scratch My Back. E si sente molto bene, devo dire, invece. Adesso devo passare alla M. Per tarare le onde medie devo aspettare che venga il buio, perché in questo momento sulle onde medie non c'è proprio un cazzo. A parte che, vabbè, è tutto completamente starato, quindi non so cosa ne ricaverò, però vedremo più tardi. Ho provato a tarare alla Carlona utilizzando il modulatore e non avviene... Ah no, ecco. E ci siamo quasi a metà scala, lì siamo a metà scala. Io... ho il mio segnale modulato, sto entrando sull'antenna, onde medie, però non ricevo un cazzo. Sarà probabilmente perché sono all'interno di questo posto pieno di interferenze, le interferenze sono queste. Cioè ho interferenze ovunque. Mentre il generatore modulato, l'oscillatore modulato modula. Posso anche attenuare, posso modulare una portante muta, però di più di questo non posso fare, per cui per adesso basta così. Però come vedete c'è sempre del masturbo
sulle onde medie. Vediamo se riesco a... Niente, io riattacco... riattacco il cazzo, perché qua tutti sti cosi... Ho riattaccato un'antenna, ma... Fanculo, ho troppi disturbi attorno, non arriva niente, io aspetterò più tardi, vediamo se arriva qualcosa, perché sennò... Sennò sinceramente non so che fare, potrei provare... Ma è inutile che provo il modulatore in onde medie, il trasmettitore, perché tanto lui modula, lui fa, io qua ricevo. Potrebbe essere sorda? Potrebbe essere sorda sulle onde medie, ma io non so dove toccare qui. Perché sì, ho lo schema, potrei studiare lo schema, però... Non ho tarature, non ho nulla, non ho. Ho tirato fuori questa che ha le onde medie, ma io qua ricevo però. Che cazzo è sta storia? Allora, se abbasso qua. Sì, ho disturbi. Ho gli stessi disturbi. Sentite? Però... Io non so cosa siano questi disturbi. Non ne ho idea. Io vago alla ricerca dei disturbi. È la rete! Perché ho disturbi di rete? Ma io spengo tutto. Ecco, così ho spento tutto, vediamo. C'è qualcosa che masturba. Ma questo no. Questo sì. Questo no. E questo no. Quindi che cazzo è? È lui. Guardalo, è questo stronzo qua, figlio di puttana. Lo spengo anche questo, magari? No. Eh sì, è lui. Abbiamo trovato il colpevole. Guarda che troiata! Questo sarà distrutto, distrutto! Ora... Un attimo che stacco questo e alzo questo. E in effetti... Ma guarda un po'! Vaffanculo! Allora... Attenzione, c'è una stazione! Ho trovato una stazione! Vediamo adesso se riesco a trovare la migliore antenna! La migliore antenna! Devo collegare questi! Vediamo! Intanto qua riaccendo! Vediamo! Stessa cosa e stessa cosa. Stessa cosa. E la calza metallica? Stessa cosa. Praticamente frega un cazzo dell'antenna a sta radio. E qui? Bene,
Quindi abbiamo una stazione radio e adesso tariamo su questa e vaffanculo, così, a orecchio. E nel marasma di disturbi è spuntata anche Radio Romania Internazionale, sulle onde medie. E quindi bene, proveremo più tardi col buio. Sempre bello guardare le valvole. Sembra tutto ben sistemato, ma la realtà dei fatti è che non trovo più un cazzo. Ora sto cercando il tubetto termorestringente, anzi, il tubetto termorestringente. Ma non lo trovo, trovo di tutto, trovo le cagate più assurde, ma non il tubetto termorestringente. E sto cercando ovunque, ma non lo trovo. È una scatoletta di queste. Ma non c'è, è stata inghiottita nel nulla e salterà fuori quando non mi servirà più. Guarderò per l'ultima volta qui e non c'è, guarderò dietro questa autoradio Ford e non c'è. L'unica scatoletta che non riesco a trovare è quella che mi serve di più. Ho deciso che me ne sbatto e vaffanculo. Ma voi mi direte asbesto, che cazzo c'è da provare in tre antenne? Le provi, le accendi, sono antenne, vanno. E no, perché una è un'antenna attiva, è una mini whip, è un'antenna capacitiva e praticamente sul tetto io ho questa cosa. Questa è un'antenna capacitiva chiamata mini whip, alimentata da questo alimentatore e viaggia attraverso questo coso. E se questo coso non cosa, se l'antenna non cosa, qui non funziona un cazzo. Allora io mi apro il mio ricevitore SDR GQRX che sta qua e proverò a ficcare queste tre finché non compare qualcosa di decente, poiché capito? Quindi ora antenna io la ficcherò qua. Questo è un filtro 030 metri, qui l'alimentatore se sta andando a fare in culo e vediamo, sarà questa? Non lo so. Sarà questa? Evidentemente no. Sarà questa? Come si fa a saperlo? Vediamo. Se io spengo l'alimentazione alla mini whip, cambierà qualcosa? Alimentazione spenta, non è cambiato niente, quindi non è lei. Ne deduco che sia essa. Perché io adesso non sto ricevendo una beata mazza di minchia, ma se la alimento... Ta-da! Quindi questa è l'antenna attiva. L'antenna attiva, mini whip, è ottima per le onde medie, quindi è quella che useremo per provare questa radio. Adesso passo bene i cavi e vaffanculo. Ed ecco che ho ricollegato le antenne, la mini whip sta qua e vaffanculo per ora. Questa è l'antenna, è una specie di filare che ho sul tetto e... E abbiamo il Giappone. Vedete, comunque il livello di disturbi è mostruoso, siamo a quasi a 8-9 di disturbo. E perché siamo in paese, perché siamo circondati da lampade del cazzo con reattori del cazzo. E purtroppo è così. Ikara Hotte, kamae ni ikimasu.
Però il Giappone c'è. Il Giappone c'è anche qui, ma andiamo a vedere la zona delle onde medie, se riesco a prendere qualcosa. Adesso qua abbiamo la stazione in onde medie, 999 kHz, diciamo 1 MHz, dovrebbe essere Radio Malta. Ora io abbasso il volume perché ha rotto il cazzo. Niente, accendiamo la nostra radiovalvola, sempre se si accende, ecco, e aspettiamo che si scaldi, perché io dopo cosa farò adesso? Staccherò l'uscita dell'alimentazione antenna, io qui ottengo il segnale antenna, infatti vedete è morto tutto, gli ficco questo pirlo, se ci riesco, con una mano, gli ficco questo pirlo qua, e poi io l'antenna la ficco direttamente lì. Ora io la ficco qui, questo lo metto, se riesco a levarla dai coglioni, lo metto così, e qua... oddio, se stesse... Oi! Ora vediamo se ci arriva qualche cosa meglio. E nemmeno per il cazzo, come vedete. Vedete? Non arriva un cazzo. No, arriva. Arriva. Bene. C'è qualcosa. Beh. Direi che l'antenna mini whip funziona. Noi abbiamo ricollegato il nostro sistema qui, che è una cosa buona. Adesso vediamo se è il caso di dare una taratura ancora, oppure no. E nel frattempo abbiamo trovato ancora un'altra fonte di disturbi. Lasciamo la radio qua e guardate cosa succede quando accendo il saldatore cinese. Sentite? Forse si sente meglio. Ecco qua. Quindi questo è un generatore di cancro, ok, e l'abbiamo capito. Poi vediamo un po', se tolgo questo, niente. Questo, niente. Questo, niente. Questo, niente. E questo, niente. Ok, quindi qua non abbiamo nulla. Lì abbiamo solo un dispositivo meccanico trita documenti. Vediamo... Abbiamo detto che staccando questi non succede nulla. Vorrei provare a staccare questo switch dell'HP. Perché io lo so, che lui è un bastardo. Staccato? No, non è cambiato nulla. Però ora perlomeno la radio risponde molto meglio. Io ho provato anche a staccare gli alimentatori da questo lato, ma niente da fare. Ho provato a spegnere i neon, ma ci riprovo. Beh, la soglia di rumore si abbassa. Il rumore è sparito. Attenzione. Il rumore è sparito. Quindi abbiamo trovato la fonte di merda. Maledetti! Maledetti! È colpa di questi! Di questi cosi bastardi! Maledizione! Ma è possibile che ogni volta devo avere sti cazzo di problemi? E ci siamo messi a diagnosticare e a fare delle prove su questo alimentatore della Philips che alimenta i LED. I pannelli LED, ne ho staccato uno, ho tolto l'alimentatore e l'ho smontato. E lui dice che dovrebbe tirare fuori da 30 a 40 volt DC, 60 al massimo. Cosa vuol dire? Non lo so, perché sto stronzo evidentemente non regola.
Ma guardate che meravigliosa continua che tira fuori, che bella questa corrente continua, quanto mi piace, veramente bellissima. Perfetto, per sopperire al dramma e all'orrore dei disturbi, ci è finita a costruire filtri a pi greco? Grazie all'aiuto di Vash, che ci ha mandato uno schemino con due condensatori da 220 nanofarad e una ferrite avvolta trovata a caso, ma che dovrebbe andar bene. E in teoria questo sarebbe un filtro passabasso. Avevamo anche provato a isolare, diciamo ad avvolgere nella carta stagnola su questo tubo che è messo a terra, tubo in metallo, ma niente da fare, come sentite c'è sempre il disturbo in sottofondo. Ma ora proveremo uno di questi col filtro in uscita e sono sicuro che non succederà assolutamente niente, perché io tante volte ho provato queste cose, ma chissà, chissà, un filtro così non l'ho mai fatto. E quindi vedremo. In teoria è facile da calcolare, io non mi ci sono mai messo e finalmente ecco qua. Ma prima dedichiamoci alle cose serie. È sempre bello mangiare un panino tra i componenti elettronici. Ed ecco il filtro a pi greco sull'alimentatore, vediamo cosa succede. Wow! Miglioramento notevole, si sente solo un leggero fastidio. Ma molto molto meglio. Fantastico. Per fare una comparazione ho ricollegato questo qui e sentite il rumore. Incredibile. Incredibile, grandissima vittoria, socialismo lui, eccolo, il filtro a pi greco. Insomma, la radio funziona e abbiamo ridotto i disturbi, ma questo lo vedrete in un video dedicato perché qua la faccenda si fa interessante. E adesso si tratterà di rimontarla nel suo mobile, ma proviamola al volo perché io qua sto ricevendo Radio Malta sui 999 kHz, quindi scollego l'SDR e attacco la nostra radio e abbasso il volume di sta merda. Dov'è Radio Malta? Cazzo è Radio Malta, puttana di Eva? Dove cazzo è Radio Malta di merda? 1000, poco oltre il centro. Quindi siamo attorno a qua. Eccola qua. Più di così non riesco a tararla e quindi mi sa che la rimonterò. Ehi, hey,